Buonasera, buonasera a tutti gli Buonasera. amici della Passione per il Delitto, benvenuti. Buonasera. Questa sera do un caloroso benvenuto a Pietro Leveratto. Eccoci qua, buonasera a tutti, grazie Katia e grazie a chi ci sta Buonasera. sentendo. Parliamo del tuo primo romanzo, in realtà, pubblicato da Sellerio, Il silenzio alla fine. È un libro molto particolare, molto d'atmosfera. È un giallo storico che ci porta nella New York degli anni 30, una New York multietnica che ancora sta vivendo quelle che sono le conseguenze della Grande Depressione, ma è una città che ribolle di musica, di persone, è proprio un momento anche in cui convergono in questa città persone che vengono da tutte le parti del mondo. Quindi abbiamo i quartieri cinesi, abbiamo la Little Italy, abbiamo i quartieri dei neri. E dentro questo melting pot ci sono tre personaggi che tu fai vivere. Si tratta di due grandi musicisti. Andrea Bergallo, che è un italiano nato a Genova, che è diventato il direttore del Metropolitan Opera House, direttore d'orchestra. Abbiamo un altro grande maestro che invece è di origini austriache, che si chiama David Weisberg, e che con Bergallo ha un rapporto di stima. Sono stati rivali, sono entrambi due grandi nomi della musica orchestrale, della musica lirica, ma si rispettano e si stimano. E poi abbiamo un personaggio che non c'entra assolutamente niente col mondo della musica, che è Gaspare Tiralongo, che è questo funzionario fascista che viene spedito a New York dalla Sicilia, che in realtà poi lui è originario della Sicilia, ma ha conosciuto Benito Mussolini durante ancora gli anni del socialismo, quindi è affezionatissimo alla figura di Benito, è un devoto totale al fascismo e viene spedito a New York perché questo maestro Bergallo è un antifascista e quindi va tenuto, tra virgolette, d'occhio. Allora la prima domanda che ti faccio è come è nata in te l'idea di mettere insieme la musica New York negli anni 30 e il fascismo. Tra l'altro, l'argomento musica e fascismo è forse anche poco frequentato. Sì, è abbastanza vero. Sì, in effetti è stata una parte anche complicata, ho dovuto fare parecchie ricerche per dare credibilità. Mi interessava molto che ci fosse una cornice attendibile, per cui ho proprio cercato molte informazioni andando a scavare proprio lontano, proprio pescandomi le riviste e persino le prime pagine dei giornali dell'epoca, insomma, che per fortuna in questo senso la rete aiuta, cioè tutto si trova con un po' di fatica. Però sì, l'idea è nata, non so più neanche esattamente chi dei tre personaggi sia nato prima, in realtà, me li sono trovati un po' per le mani. Io credo che poi scrivere sia una questione. Sicuramente un po' di presunzione, cioè tu hai una storia e che pensi che solo tu potresti raccontarla in quel modo, poi devi trovare le parole, metterle assieme e organizzare le cose. Credo che il germe sia stato proprio il rapporto tra il direttore austriaco che si portava dietro tutto il peso enorme, no, anche dell'antisemitismo che iniziava già negli anni 30, assolutamente, ma già da prima in Europa sappiamo bene fosse già presente. E una figura come quella di Tiralongo, che in qualche modo è un personaggio, sarebbe anche un buono se la vita gli avesse permesso di farlo. Si è trovato a essere molto zelante, molto sicuro sicuro di avere delle certezze, che sembra un paradosso, ma a volte è così, no? Cioè, e finisce per essere in gioco molto più grande di quello che lui si può permettere di controllare. In quel senso, anche in un certo senso, quasi impazzisce, perché comunque il rapporto che poi lui ha bisogno come di un riferimento di qualche tipo. Mussolini per lui è stato un riferimento importante, tanto che è convinto che il Duce in realtà sia
abbia perso un po' controllo della situazione perché è circondato da, questa è raccontata una cosa un po' folle che però spesso si sente dire, che Mussolini ha fatto delle scelte perché intorno era mal consigliato, sapeva benissimo che Mussolini sapeva benissimo cosa, ahimè, cosa voleva fare, però lui si convince di questa cosa qua, piuttosto... Sì, fa quasi anche un po' sì, tenerezza, perché lui scrive queste lettere al Duce, retoriche, quasi amorose, mai, sì, certo, dicendo io sono un tuo devoto, tu non sai, ascoltami, dammi... Invece per Mussolini è solo così uno scarto della sua gente. Lui ha visto, l'ha conosciuto in Svizzera, tanto conosce molti aspetti della vita degli esuli italiani di quegli anni lì, che erano tutt'altro che ben accetti, erano dei poveracci che campavano gli espedienti, anche se con una grande fiamma rivoluzionaria che gli bruciava nel petto. Ma in realtà diciamo che il tema della faccenda, uno dei temi, che ce ne sono diversi che si incrociano poi alla fine, è stato un libro complicato da questo punto di vista, ho dovuto mettere insieme tante cose, però uno dei temi che mi divertiva era il fatto che il destino è una cosa alla quale credo fermamente che non ci possa fare nulla, da un lato però è anche giusto che uno se lo combatta, cioè c'è poco da fare ma devi provarci fino in fondo, e questa è una cosa che mi diverte dei personaggi, tutti e tre, tutti e quattro, perché ci sono anche tanti altri, e poi sicuramente l'eccesso di zelo è pericoloso. Molte delle cose che accadono tra le pagine del romanzo sono dovute al fatto che uno pensa che si debba fare così a tutti i costi e non si interroga su se abbia poi senso effettivamente farlo, e lo fa con a grande impegno e profusione di energia e questo è un dramma che viviamo quotidianamente. Pensiamo a molte situazioni in cui abbiamo vissuto gli ultimi anni, in cui l'eccesso di zelo era veramente un grande pericolo per il buon senso è un'altra cosa e spesso non c'è, insomma, lo sappiamo. Ecco, questo è, dicevo all'inizio, che è un giallo storico, sì, anche se c'è dentro, come dicevi tu, un altro piano di lettura, che è quello appunto anche della musica e anche così proprio della ricostruzione storica che tu fai molto curata, proprio quasi filologica. Però è anche giallo perché questo povero Gaspare si ritrova dentro una storia più grande di lui, non senza svelare troppo, certo. Questo Bergallo scompare e lui, Gaspare, c'entra qualcosa ovviamente con questa scomparsa, ma nello stesso tempo Weisberg, che è molto colpito da questa sparizione, si mette sulle tracce di Bergallo, cerca di, attraverso conoscenze, attraverso, come dicevi tu, anche incontri puramente casuali, come quello con la cameriera di colore, certo, Giulia, si mette sulle tracce appunto del maestro. E quindi dentro la storia, che è un po' una spy story, penso che se questo romanzo l'avesse scritto un americano probabilmente sarebbe uscito anche un hard boiled, no? Perché gli ingredienti ci sono un po' tutti. Ci ho pensato un po'. Ecco, sì. Però prevale, io ho notato molto anche nel tuo stile, il riferimento musicale anche, un po' come se noi fossimo trasportati da una musica. Il capitolo iniziale si intitola Ouverture, poi ci sono dei capitoli che hanno anche dei riferimenti alla musica, al jazz, e quindi penso che la musica ti ha molto ispirato anche nello scrivere. Sì, io spesso mi sono trovato a dire una cosa e più la dico più mi convinco che abbia senso. Cioè, penso che sono due fratellini, cioè il musicista è un uomo che insomma ha avuto molta esperienza, ho fatto musica la prima volta a 11 anni su un palco, sono passati parecchi, una cinquantina più o meno, quindi alcune cose le ho vissute, che ha un buon controllo di alcune cose, e il giovane scrittore, che è il fratello piccolo, che è arrivato dopo con meno esperienza, spesso si appoggia a quello che il musicista gli può dire, per esempio il senso della forma. La scelta del giallo, tutto sommato, che è venuta spontanea ma che in qualche modo ha un po' indirizzato, e anche perché il giallo rappresenta una perfetta forma dal punto di vista proprio letterario, diciamo un termine alto, no? Nel senso che ci sono una serie di eventi che si devono verificare, vanno concatenati e va gestita
in questo scatola che costruisci. E sappiamo benissimo che basta una sbavatura e addio, perché si perde tutto il senso della cosa. E poi credo che sia stato molto importante un orecchio musicale, e anche lì c'entra il musicista, ha detto dai, aspetta, questa parola non funziona bene, però, proprio per far suonare bene le parole. Tu hai citato gli americani, non posso negarti che alcune cose le ho praticamente pensate quasi in inglese, pensando al tipo di sonorità che poteva avere quella parola, ovviamente in italiano, ma quel tipo di pressione proprio emotiva che potevano avere alcuni termini o alcune organizzazioni sintattiche. Mi interessava il fatto che la New York di quegli anni, come anche adesso, ma lì forse ancora di più, parlassero 100 lingue. Cioè c'erano ogni tipo di persona, arrivava dai posti più diversi del mondo e trovava lì questa grande pancia che assorbiva tutto, nel bene e nel male, mantenendo però una parte importante della propria cultura di origine. Tutta la cultura ebraica nella musica erano tutti lì, stavano per arrivare appunto da Gustav Mahler, che in qualche modo è un po' l'ombra del mio Weisberg, a Toscanini, che è evidentemente un'ombra di Bergallo. E via così, così come c'è un, tu l'hai detto, lo sai, ci abbiamo a che fare con un poliziotto di origine greca, del delinquente che era sicuramente cinese, anche se non si capisce un granché, insomma, perché in effetti c'era tutta questa roba, c'è poco da fare, era una situazione abbastanza divertente. E in realtà poi si è parlato per anni di melting pot. Invece è più corretto parlare di salad bowl, cioè in realtà non è una zuppa, è un'insalata. Sì. Per cui in realtà sì. Il pomodorino e la foglia di lattuga sono assieme, ma vedi perfettamente che sono due cose diverse. Mentre nel minestrone vedi una cosa, il minestrone è più Europa, il minestrone, noi mischiamo tutto nel calderone. Gli americani forse sono più piccoli ancora questa cosa, anche se poi ci sono le cose fantastiche che l'America permette, per esempio il fatto che puoi giocartela. Certo. E tutti i miei personaggi se la giocano, insomma, in qualche modo. Anche quell'altra figura che a me piace abbastanza, che è il sodale amico e anche consulente di Weisberg, che invece è un prussiano che arriva da una cultura completamente diversa dell'Europa continentale imperiale, in un certo senso, e che si trova poi a dover fare i conti con questa realtà così diversa, questa città così, con la ricchezza ovviamente culturale, ma anche proprio di caos. Io penso proprio cosa doveva essere nel 1932 per un europeo, per un italiano. L'Italia era un paesino meraviglioso, ma sappiamo benissimo come funzionava la faccenda, con un alfabetismo ancora terrificante. Anche lì, però lì c'erano i grattacieli, non so, c'era questa cosa che doveva essere. Il povero, infatti... prende un grosso colpo in testa. Ci mette un po' ad ambientarsi. Però trova quelli che parlano il dialetto del suo paese. Perché esatto. Quindi è tutta questa cosa bellissima. Poi qua è una nazione, New York è una cosa, lo sappiamo, speciale per tutti, no? Comunque anche adesso con tutto quanto che resta un po'. Infatti c'è una frase che mi pare dica il direttore del Metropolitan dei Dominici, dice qua in America tu se rispetti le regole puoi fare quello che vuoi, no? Puoi diventare quello che vuoi, ma se le regole le crei tu puoi diventare ancora più grande. Questa cosa gliela dice il direttore d'orchestra, quello il jazzista che lui incontra per caso, ma è un po' così, giusto, perché, sì. Però sì, fondamentalmente è questa cosa, cioè è abbastanza così. Le regole, però, dicevamo all'inizio del fascismo e della musica, no? Che non è un argomento che si è molto trattato, cioè si conosce, diciamo così, di riflesso, per esempio per la figura di Toscanini, però ci furono per esempio anche Mascagni, Puccini, che presero nettamente posizione per il fascismo, forse più per poter lavorare tranquillamente, sì, che non per la convinzione. Alcuni anche grandi, come lo stesso Casella, fu dichiaratamente fascista. Russolo, che inventò l'intona rumori, questi futuristi, in realtà il caso di Puccini è bizzarro, che Puccini muore
prestissimo. In realtà si prende la tessera, muore dopo, mi pare, un paio d'anni, quindi non fa in tempo. Anche... Però è chiaro che era... Anche perché Mussolini, poi, il primo Mussolini, sappiamo benissimo che fosse protettore delle arti. C'è poco... Cioè, il futurismo italiano di quegli anni è, ha dato vita a delle grandi opere, e l'architettura non ne parliamo. Anche la musica aveva... Lui stesso suonava il violino. Io cito a un certo punto una scenetta con lui con il violino. Era vero, poi suonava sicuramente male, però... È vero questa cosa qua. E questa poi aprirebbe un discorso che non stiamo a fare, che è troppo complicato, delle relazioni tra il potere e l'arte. Ci sono esempi ancora più alti, pensiamo a cosa è successo durante lo stalinismo in Sovietica, in cui una figura come meravigliosa, come Dmitri Shostakovich diventava una specie di... una mistura tra un clown che doveva... pur essendo un genio e facendo musica meravigliosa malgrado questo, oppure in Germania, cioè tutta la grande avanguardia musicale tedesca, cioè le figure Schoenberg, Weber, eccetera, eccetera, appunto, dicevo, Kruwei, nessuno di loro poteva fare musica da un certo punto in avanti, e tutti furono negli Stati Uniti. A un certo punto l'America era il posto con i più grandi musicisti tedeschi in quel momento lì, erano tutti, ma che per esempio inventarono anche le colonne sonore, pensiamo a Korngold, questi grandissimi musicisti che andarono lì, anche europei non tedeschi, Béla Bartók, cioè, ci fu proprio una grande... Un esodo, diciamo. A questo sì, perché in effetti in America, per ovvi motivi storici, non esisteva la musica classica. E quindi in realtà loro costruirono effettivamente una specie di substrato, insegnando nelle università, facendo concerti, che poi diede vita a tutta la grande musica americana, che non è jazz. Il jazz è la musica americana più importante, non c'è dubbio. Però c'è stato anche, c'è ancora per fortuna molta musica scritta, che di origine europea, fatta dagli americani, e arriva lì. E sicuramente, da un lato, nel bene e nel male, le dittature europee aiutarono questo sviluppo. Certo. Insomma. Okay. Ma infatti il tuo personaggio Bergallo è amatissimo, è un idolo, sì, idolatrato, sì. È una star. Ma era così perché quegli anni, ricordiamoci che la musica leggera, chiamiamola così, di fatto non esisteva. Per cui un cantante come Enrico Caruso era come, che ne so, Sting, cioè non so, Bruce Springsteen, cioè veramente un idolo delle folle. E l'opera lirica era Hollywood, fondamentalmente c'era la grande spettacolo, quindi era molto diverso. E in più loro avevano un sacco di soldi, gli americani, malgrado la crisi del 29, si investì molto nella cultura, perché occorreva costruirla in un certo punto di vista, cosa che poi accadde, da un lato accadde nel dopoguerra in Europa, quando tra le macerie, invece gli americani investirono molto denaro per sviluppare, per far riprendere l'arte europea, cosa che si sa poco, ma in realtà ci sono un po' di investimenti di grosse cifre, anche in musica che magari gli faceva schifo, perché penso che un funzionario americano medio nel 52 non avesse nessun interesse a sentire musica di avanguardia europea, che era sentita come dei suoni bizzarri, però era importante come proprio... La musica fa una cosa alla fine, come i libri, insomma, un certo tipo, costruisce identità, la musica è in qualche modo identitaria, e lì, negli Stati Uniti, sicuramente questa musica nuova che nasceva dall'incontro tra gli ex schiavi e gli immigrati dall'Europa dell'Est e gli italoamericani che erano italiani di origine, che andavano lì per fame, come gli irlandesi. Alla fine alcune cose diventano comunità, e la musica spesso ci riesce. L'opera in Italia, cosa sarebbe il senso di Italia senza l'opera dell'Ottocento? Cioè, e se ne accorge anche il nostro Gaspare, perché a un certo punto tu lo fai in una, secondo me, delle pagine più belle del libro, a un certo punto pedinando, cercando di capire un po' chi è questo Bergallo, perché lui non... lo segue, ma non ha molto delle idee chiare riguardo a chi sia, che cosa rappresenti, si compra un biglietto per andare ad ascoltare uno dei concerti che lui dirige. E a un certo punto tu scrivi, mai aveva veduto qualcosa di simile. Un gesto imperioso era capace di far scaturire dal nulla ghirlande di suoni armoniosi o rombi di tuono.
gli pareva di scorgere autentici bagliori levarsi dal profondo della buca, dove, simile a una figura mitologica dalla moltitudine di teste e di braccia, stava celata l'orchestra del Teatro Metropolitan. Quindi anche lui, nella sua totale ignoranza, si rende conto di assistere a qualcosa di unico, di magico. Eh sì, ma perché è proprio l'abbandono alla musica è quando sei preso da quello che ti succede davanti, la musica ti succede dentro, cioè è, in questo senso è molto diversa da tutto il resto delle forme di espressione, anche la lettura, però la lettura ha un che intanto di privatezza, tu ti leggi il tuo libro, la musica è un gesto collettivo, non solo perché sul palco sono tanti a farla, ma anche perché di solito la fai con delle persone intorno. E i tempi sono i suoi, cioè il libro mi stufo, lo chiudo, anche il disco, però il concerto no, il concerto vai e devi lasciarti che il tempo che è sul palco diventi il tuo, e questo cambia l'atteggiamento, secondo me, se uno come lui, che è stato povero disgraziato, ha fatto una vita da, insomma, quello che poteva fare, ma non aveva mai idea neanche, sì, sapeva tre canzoni probabilmente, ma arrivare in quel tipo di posto, con quelle luci, lo sfarzo, i velluti, quello che accade sul palco, i suoni mai sentiti prima così vicini, no? Lui ha un biglietto costoso perché vuole vedere bene il direttore, e questo tizio che davanti arriva e fa così e accadono delle cose, lo turba profondamente, e infatti comincia quasi a vederselo come fosse Mussolini, quella figura lì, come se in realtà fosse la stessa persona. È una figura. Io credo di aver usato una tecnica che, cioè, credo, nel senso che lo so dopo, ma lì per lì non lo sapevo. C'è molto doppelganger, no? Ci sono delle figure che sono speculari spesso, non erano le mie intenzioni, però mi sono trovato poi a rifletterci, per cui c'è sempre qualcuno che, anche nelle figure femminili, che sono poche ma sono due fondamentalmente, però hanno molta importanza perché determinano quasi tutti i moti dell'anima di Weisberg. Cioè Weisberg, sì, che è una figura molto ostile poi no? Però alla fine si è mosso nelle cose della sua vita importanti attraverso la presenza di due figure femminili diverse che mai si incontreranno, ma che hanno avuto necessariamente una specie di figura di funzione di motore, ecco, rispetto a questa cosa qua. Pacco di roba. Poi l'importante è capire chi è l'assassino, naturalmente, se no il senso di un giallo se ne va. Certo. Diciamo che poi a un tu lasci molto che i personaggi si prendano la scena, no? Quindi sì, li segue, però a un certo punto il libro così accelera, la trama accelera, prende un'accelerazione perché appunto interviene anche l'FBI, perché appunto la scomparsa di Bergallo destabilizza, insomma, anche se c'è parallela la vicenda della ricerca di Bergallo, quella che è reale, che accade realmente, che fu il rapimento del figlio di Lindbergh, che aveva un neonato praticamente, che venne rapito dalla culla, e quello fu il caso che tenne gli americani incollati ai giornali, proprio perché era una vicenda estremamente drammatica. Sì, però sì. Quindi vediamo anche nel tuo libro che cosa fa e che cosa non fa la polizia americana per cercare di scoprire cosa sia accaduto al maestro, a certo, Bergallo. E anche qui c'è una citazione anche di Huber, quindi ci sono anche questi, a un certo senso, a un certo punto ci si sente un po' come nel film Gli Intoccabili, no? Cioè, manca Elliot Ness forse. No, questa cosa mi ha divertito, in realtà mi è successo già che qualcuno mi abbia chiesto se esistono questi dischi che cito, a un certo punto cito il fatto che sì, che esisteva una registrazione di Bergallo. Bergallo purtroppo non esiste. Non esiste. Molto contento di questa cosa, perché avevo centrato il bersaglio, cioè la tendibilità. Poi è chiaro che il contesto realistico è in qualche modo, appunto, sicuramente una sfida, perché ti giuro è stata veramente faticosa gestire questo tipo di informazioni dandogli senso, perché poi inventarsene era più facile, però mi piaceva che fosse vero. Il caso Lindbergh, per esempio, mi ha messo a dover fare. Io ho impiegato 4 anni su questo lavoro qua, di cui buona parte di riscritture meritatamente, che sbagliavo cose dovevo rifare, ma molto anche per la ricerca. Cioè, nel senso che, per esempio,
avere certezza di come funzioni la complicata polizia degli Stati Uniti, che per cui il federale può fare alcune cose che non può fare la polizia delle città o dello Stato, e che a sua volta non può fare lo sceriffo. C'è una serie di figure che vanno coordinate, se no diventava una follia. L'idea mia era, oddio, se lo legge un vero americano che dice, ma questo che sta scrivendo? Quindi andiamo a cercarci come sono i gradi, il percorso che fa uno dell'FBI nel 32, che l'FBI manco si chiamava ancora FBI, quindi cosa doveva aver fatto per arrivare lì, che tipo di strada aveva seguito. È stato divertente, anche faticoso, però insomma ti ripeto, mi divertiva. Mi piaceva essere. È molto complicato, perché poi c'è la mafia, appunto. C'è la corruzione dovuta al proibizionismo, perché non dimentichiamo che poi ci sono questi bar clandestini dove si va a bere, dove si ascolta musica jazz. Quindi è molto, molto d'atmosfera. E quindi immagino che dietro ci sia veramente un lavoro molto pesante di ricerca. Sì. Complimenti, perché sintetizzarlo così non è per niente facile. No, infatti non ci sono mai riuscito, anzi va un po' a tentoni. Però insomma, il succo della faccenda è che quella vecchia canzone di Billy Joel che dice New York State of Mind, no? New York sì. è questa cosa qua, in un certo senso è un posto dove tutti ci sentiamo un po' a casa, anche se è distante da tutto il resto, compreso degli Stati Uniti, insomma. Però ci sei anche andato in questi luoghi? Conosco abbastanza New York e comunque ovviamente non quella degli anni 30, però più o meno mi sono mosso dove avevo qualche certezza, qualche cosa ho controllato, anche chiamando degli amici che avevano magari il papà che c'era stato o che ci viveva negli anni 30, o quantomeno aveva modo di avere informazioni di prima mano. Ti ripeto, molto è stata ricerca proprio bibliografica, cioè proprio sui testi e sulle cartine, non so, avevo tutte le cartine degli anni 30 per vedere le cose. È stato un viaggio anche per me, un viaggio vero e proprio, oltre al fatto di conoscere abbastanza. E poi è l'aria, no? Una città che ha quell'aria lì, che comunque resta sicuramente stimolante per tutti i sensi, cioè anche quello olfattivo. Io ci sono delle pagine che ti ricorderai che parlo dell'odore del cibo, perché effettivamente anche adesso, ma lì doveva essere proprio così, tu passavi in un quartiere cinese che finiva di colpo e partiva quello italiano, in cui mangiavano altre cose e le cucinavano, e c'era questa sensazione di essere di panorama olfattivo cangiante, insomma, no? Che mi sembrava molto carina, che poi si è persa. Ecco, diciamo che mi piacerebbe fosse un libro un pochino contro la globalizzazione, stavolta colpa degli americani, perché oggi ci siamo tutti veramente un po' troppo americanizzati anche dal punto di vista gastronomico, insomma, alla fine c'è questa roba che gira un po' tutto uguale, no? Sì. È così andata. Però penso davvero che New York sia appunto uno stato della mente, più che un luogo geografico. Sì. Sì, è questa cosa lì. Ma d'altra parte è la forza dei libri, insomma, alla fine il momento in cui qualcuno dice, sai, mi è sembrato come di esserci, di camminare, questo per me è veramente il vero complimento, perché è quello anche che di scoprire storie, per esempio, che non conoscevo, come l'episodio in cui tu racconti della mozzarella nigger, cioè questo è un fatto realmente accaduto, cioè delle persone di origine italiana accusate ingiustamente di un crimine, cioè comunque per le quali non c'erano prove, che vengono chiuse in carcere. Penso ad esempio un caso simile può essere ora quello di Patrick Zaki, che è in attesa di sapere di che cosa è accusato. Certo. A un certo punto c'è un'incitazione ad andare a prenderli e impiccarli, e c'è effettivamente un assalto al tribunale. E questi vengono trascinati fuori e linciati. Una storia vera, morirono 11 persone, e questo è il linciaggio di massa, compresi quelli contro la popolazione di colore, più grande che c'è stato negli Stati Uniti. Cioè 11 persone assieme non erano mai state linciate dalla folla inferocita, per ragioni razziali fondamentalmente. Certo. E questo è un problema enorme che adesso la generazione degli italiani, ovviamente gli Stati Uniti, si è dimenticata, perché per fortuna, però c'è stata una parte iniziale del rapporto tra gli americani
che erano poi fondamentalmente tedeschi e irlandesi, insomma, il grosso dell'immigrazione prima della nostra. E la nostra immigrazione di poveracci, gente che andava a cercare di lavorare, è stata veramente una guerra. Lo stesso vale per New York, in cui proprio la separazione persino dei palazzi, questa cosa non l'ho scritta, ma è vera ed è carina, magari un'altra volta. Per esempio, i palazzi, soprattutto nel East Harlem, che è la zona in cui in parte si svolge il romanzo, i palazzi avevano un soprannome che era, non so, Avellino, Napoli, perché erano i palazzi erano abitati da un tipo di, cioè persone andavano a vivere più o meno se potevano tra consanguinei o addirittura tra gente che viveva nella stessa città di origine, e gli altri denominavano queste città col nome della popolazione che ci abitava, una specie di ghetto nel ghetto, no? C'era una cosa terribile, terrificanti, e quindi questo aspetto qua mi piaceva anche ricordarlo, così come a queste immigrazioni strane, soprattutto l'immigrazione greca fu limitatissima e fu un'immigrazione in realtà di uomini che andavano per lavorare per tornarsene a casa, non ci fu effettivamente una, cioè, ci fu naturalmente, ma non era così grande. In effetti ancora adesso i nomi greci in America non sono tanti rispetto ai nostri cognomi come quelli italiani, non parliamo di quelli tedeschi, eccetera, eccetera. Insomma, era questo grande minestrone, diciamo, anzi questa, ecco, è un universo davvero che di cui tu ci dai un pregevolissimo assaggio. Allora ricordo il titolo del romanzo, Il silenzio alla fine, Pietro Leverato, edito da Sellerio, un giallo che vi appassionerà sicuramente e che vi aiuterà anche a capire un pezzettino della nostra storia di immigrati negli Stati Uniti. Grazie ancora Pietro, grazie, e alla prossima occasione. Molto volentieri, grazie a tutti.